Questo è l'ingresso del residence Bella Farnia Mare, un residence abbandonato da ormai decenni. Ci vive una comunità di centinaia di sicchi, nessuno sa realmente quanti siano qui. Sono esplosi i casi di Covid e si è dovuto chiudere. Questa è zona rossa a tutti gli effetti. Qualcuno tornato dalla India che non ha fatto la quarantena come dovrebbe essere, diciamo un po' hanno preso leggera cosa. Siete una famiglia qui dentro? Sì, sì, tutta la famiglia. Vi hanno fatto i controlli sanitari, il tampone? Sì, già fatto. E c'era qualcuno positivo? Sì, io positivo. Io ho andato alla India, quando ho tornato e due volte ho fatto la visita. È negativo, sempre negativo. Quando sei tornato dall'India tu? Due mesi prima. Due mesi fa? Sì. Qua sono tanti che manco è positivo, non fanno manco tampone, non dicono niente. 60% ragazzi non hanno fatto manco tampone. E perché? Perché hanno paura. Cioè, se facevano tutti quanti il tampone, quanti ne trovavano di positivi? Voglio te. Noi stiamo cercando di fare tutto per dedicarci alle popolazioni fragili. Noi testiamo loro come testiamo le RSA, le comunità alloggio. Abbiamo chiuso fondi. Avete capito che tipo di variante è o ancora? Inglese. Quindi non c'è nessun caso di variante indiana? No. Questo è l'esercito che sta appoggiando i gersi in cemento per delimitare la zona rossa. Questo è il complesso residenziale di Bella Farnia. Da qui, d'ora in poi, non si passa più. È una misura, anche questa, precauzionale. È stata quindi decisa per l'ordine pubblico. Queste persone continuano ad andare a lavorare nei campi? Con quelli che hanno il tampone negativo e c'è anche la misurazione della temperatura qui all'uscita da parte della Croce Rossa. E lei è tranquilla sul fatto che la maggior parte sono stati controllati? Sono stati controllati la maggior parte, è ovvio. Poi io non posso sapere situazione per situazione. Perché gli indiani sono le persone sfruttate in questo concetto. Ci sono affari delle agenzie immobiliari, fanno affitti addirittura serali, si fanno pagare 5 euro a serata per dormire. Questo indiano comunque va tutte le mattine a lavorare e qualcuno lo paga a nero. Tu dici che ci sono queste persone che non hanno fatto il tampone, non hanno il foglio che certifica il tampone negativo, eppure vanno a lavorare nelle aziende lì vicino? Sì, sono qua vicino alla Praia, sì. Giusto, la paura di che vengano positivi. Che non possono poi lavorare, questo è il problema. Ecco, sì. Allora.